Questa è la mia seconda stagione alla Samp, quest'anno mi è stata affidata la leva Under 16. E abbiamo cominciato dal 9 agosto la preparazione, abbiamo svolto delle ottime sedute, devo dire che i ragazzi si stanno comportando molto bene sotto ogni aspetto, sia quello tecnico e tattico ma anche comportamentale. Under 16 quest'anno è composta da ragazzi nati nel 2001, sono ragazzi principalmente di Genova, ce n'è pochi da fuori, quindi a maggior ragione è un gruppo che sta dando soddisfazioni importanti. Speriamo che anche quest'anno di riuscire a fare degli step di crescita che serviranno a loro, sia a livello individuale che di collettivo. Come leva l'Under 16 è un campionato nuovo, perché l'anno scorso si chiamava Lega Pro. Sono gironi dove sono rappresentate tutte squadre di A e B, con classifica, fasi finali. Sono Giuliano Maglie e sono un attaccante. Quest'anno è un po' più impegnativo perché non ci sono più squadre di Lega Pro ma solo di Serie A e Serie B. Quindi dobbiamo mettere il massimo per fare il meglio possibile. Si può migliorare giorno dopo giorno, sempre di più. Anche noi del Convitto ci siamo integrati bene, siamo un buon gruppo. Mi chiamo Andrea Marianelli e il mio ruolo è il centrocampista. Vengo dal Vicenza, qua mi trovo molto bene, è un gruppo ottimo, anzi perfetto. I ragazzi sono bravi e molto accoglienti. Il mister Alessi ci sta allenando molto bene con una mentalità vincente, ma anche di giocare bene e farci divertire sia noi che le persone che ci guardano. Questa scelta l'ho fatta con la mia famiglia e penso che sia la scelta migliore, perché è un club molto importante e spero che mi faccia crescere molto. Questa è una squadra che si può togliere soddisfazioni, però per ora iniziamo a lavorare e faremo parlare il campo. Gli obiettivi rimangono sempre gli stessi, gli obiettivi a livello di settore giovanile è la crescita individuale, primario, poi certamente cambiano tra categoria e categoria, magari l'obiettivo che può essere per l'Under 15, per l'Under 16 non è l'obiettivo che può essere per un campionato primavera, però sono sempre obiettivi raggiungibili da loro, certamente non gli poniamo degli obiettivi, degli step dove loro non riescono a superare.